Ciao ragazze! Allora, in questo video io e Steffi Makeup 70, la quale gli mando un bacio fortissimo a lei, la quale mi ha chiesto se volevo partecipare a questa collaborazione dei finiti e quindi mi ha fatto molto piacere. Grazie Steffi, ti mando un grande bacio e sono molto contenta di questa iniziativa che facciamo. E vi lascio comunque sotto al video tutto anche il suo link della sua pagina di YouTube, del suo canale. Andatela a guardare perché è davvero una persona eccezionale. Allora, passiamo al video. Ciao ragazze, allora ecco il video dei miei finiti del mese di dicembre e sono un po' e niente, passiamo subito perché sono veramente un po'. Allora, io l'ho messo in questa busta. Come vedete, sono veramente un po'. Allora, vi faccio vedere. Allora, ho finito, non solo io, insieme a mio marito, questo dolce delicatezza latte d'avena dell'Angelica, che è un bagnoschiuma, questo qua, e questo lo comprai da Acquasapone. Ha un odore ottimo, pagato intorno ai 2 euro credo. Comunque, perché mi esce sempre questa brutta pronuncia? Vabbè, è un latte veramente delicato, ottimo, molto molto diciamo la pelle dopo averlo usato questo prodotto la sentivamo molto morbida, ecco. Poi ha un profumo veramente bellissimo. Se vi interessa qui ci sono gli inci. Fate stop. Poi ho finito questo deodorante Malizia spray, questo qua, veramente un bellissimo odore. Questo è scritto Certezza, ma non so se è la sua profumazione che viene chiamata così, comunque molto molto bella. E poi non costano tanto questi qua della Malizia. Poi ho finito per quanto riguarda vediamo un po'. Sì, un altro deodorante dei Tesori d'Oriente, questo pure è stato veramente fantastico come profumazione. Questo è aromatico ai fiori, è veramente bellissimo e vi li consiglio. Questi qua dei Tesori d'Oriente. Poi un altro profumo deodorante, sempre di Tesori d'Oriente, questo qua è al muschio bianco. E anch'esso, questo poi è il più bello di tutti quelli che vi ho fatto vedere finora. Poi ancora questo dell'Avon, questo qua che ha l'arancia e dovrebbe essere all'arancia e l'arancia, fragranza all'arancia e bambù, non so. Comunque, questo pure mi è piaciuto tantissimo, tant'è che mia cognata, lei è appunto è rappresentante dell'Avon, quindi mi sono fatta prendere un altro di questo con questa fragranza e una alla fragranza alla fragola che è bellissima anch'essa. Infatti sto usando quella. Poi scusate, per quanto riguarda un altro deodorante ancora, escono deodoranti così come se niente fosse, dell'Avon sempre, questi qua a roll-on, questo già è il secondo che termino e questo pure ha una profumazione sublime. Poi, passando ai capelli,
Ho finito queste fiali capillari che sono appunto per un trattamento per la caduta e per la prevenzione della seborrea compatta, oleosa e fluente. Quindi io ho i capelli grassi e quindi questa è una lozione antigrasso. Sono 12 fiali, io queste le compro da Socap, quindi se vi interessa e avete un Socap vicino casa, io queste le compro ormai, sono mesi che compro sempre queste stesse fiali e mi trovo benissimo e sono sempre le stesse che ricompro. Poi, sempre per quanto riguarda i capelli, ho finito il balsamo della Rivrochet, questo qua che è per i capelli colorati, vedete, letteralmente finito, eccolo qua. Mi sono trovata bene, devo dire che lascia i capelli davvero morbidi, districati e ha una profumazione diciamo buona, niente da dire. Questo è un 150 ml con un 12 mesi dalla scadenza. Io con i prodotti della Rivrochet, almeno per quanto mi riguarda, per i capelli mi sto trovando davvero bene. Mi piace di cambiare tipologia di shampoo e di balsamo e quindi diciamo che finora mi sto trovando sempre bene con quelli che sto provando. Mi lascia comunque i capelli puliti, me li fa durare almeno una settimana i capelli puliti e poi devo dire che me li lascia pettinabili quando, dopo aver sciacquato il balsamo. E niente, sono prodotti che mi piacciono, che mi stanno piacendo. Infatti anche lo shampoo della stessa linea, sempre della Rivrochet, sempre per i capelli colorati, questo è un 300 ml per una scadenza di 6 mesi. Questo pure ha un odore uguale a quello del balsamo e anche questo devo dire lava benissimo i capelli, infatti io me ne accorgo quando passo le mani tra i capelli e anche dietro le orecchie e sento proprio quel rumore scrosh, che difficilmente con altri shampoo ho sentito e quindi io da là mi accorgo che comunque è uno shampoo che mi sta pulendo i capelli. Nonostante io li abbia grassi, questo tipo di shampoo mi è piaciuto. Poi sempre della Rivrochet ho comprato e ho finito per l'ennesima volta l'aceto da risciacquo. Questo è ottimo e ve lo consiglio per avere capelli comunque più lucidi, come ultimo risciacquo. Questo è un ottimo prodotto, io lo sto ricomprando, l'ho ricomprato un'altra volta, infatti già lo sto utilizzando. Questo è un 150 ml e con una scadenza di 6 mesi. L'unica pecca è che questo costa intorno ai 6-7 euro, intorno ai 6,50 euro così. Mentre altri shampoo e balsami, soprattutto nel periodo natalizio, c'erano anche delle confezioni da regalo che si risparmiava al 2 al prezzo di 1 e diciamo che i prezzi non sono molto bassi, però i prodotti secondo me sono buoni e valgono. Poi, per quanto riguarda il viso, ho finito questa maschera purificante all'argilla per pelli normali, per pelle pura, c'è scritto, della Bottega Verde, fatto così. Questo è da vediamo un po' se riesco a vedere, da 75 ml. Si riesce a vedere con una scadenza di 12 mesi. Io questa la facevo una volta a settimana, preferibilmente la domenica,
Allora, questa maschera mi è piaciuta tantissimo. Per il momento non la ricompro perché ho comprato appunto una della Riva Rocher che voglio provare, sempre all'argilla. Questa comunque ve la consiglio. A me è piaciuta tantissimo. Io quando la mettevo, la prima sensazione che avevo era di una pelle fresca, una sensazione fresca al viso. E subito si secca. Qui basta che fate passare un 5 minuti, non di più, perché altrimenti vi secca troppo la pelle. Non ho nessun parere negativo da darvi su questo prodotto. Il prezzo non me lo ricordo sinceramente quando lo pagai. Poi una volta sciacquato, io lo sciacquo con la spugnetta, quelle un poco ruvide così, e massaggio per benino e poi risciacquo il viso. Vi assicuro che dopo aver sciacquato il viso sentivo sempre la mia pelle pulita e fresca, morbida, liscia. E veramente sono rimasta entusiasta di questa crema. E che altro? Facile da togliere dal viso e ovviamente se la fate stare troppo tempo, io a volte la facevo stare anche un po' di più di 5 minuti o perché mi distraevo e facevo nel frattempo altre cose e in quel momento dovevo strofinare di più, però vi assicuro che se vi fa il viso un po' rosso, perché comunque voi strofinate troppo, poi pian piano mettendo anche la vostra crema abituale da giorno, vi assicuro che vi lascia la pelle morbida e ve la consiglio. Poi ho finito due pacchetti di salviettine della Fria. Una è appunto per il struccante, questa è quella da 25 salviettine. Così, che io sinceramente ultimamente non mi sto trovando bene con queste qua per struccarsi, in quanto mi bruciava tantissimo gli occhi e il viso. Non so se è un momento, un mio momento di debolezza, di fragilità in questo momento con gli occhi e il viso, ma comunque le ho finite veramente, veramente con sforzo perché veramente non riuscivo a. Mi faceva proprio quasi lacrimare l'occhio dopo averle usate, ecco. Poi, e quindi, se avete una pelle, diciamo che ha bisogno di un qualcosa di delicato, queste non ve le consiglio. Poi, per quanto riguarda queste altre, sono quelle da tipo carta igienica, quelle intime, vedete, c'è scritto carta igienica. E queste qua sono. Quante ce ne sono? Non c'è scritto bene. Comunque io queste maggiormente le usavo per le mani, per pulire mio figlio appunto le mani quando uscivamo. Con queste mi sono trovata bene. Poi ho finito questa crema per il viso, che io questa la ebbi in omaggio con un ordine fatto da Maquillalia un po' di tempo fa. E devo dire che questa marca io non l'avevo mai provata, ho fatto un paio di prove e devo dire che mi è piaciuta, mi lasciava la pelle morbida e fresca e devo dire che come primo impatto è stato positivo di questa crema. Poi ho finito una crema viso Lush che però purtroppo non vi posso dire come si chiama perché io questa la comprai alla fiera che fece, non è che la comprai, me la feci fare da una ragazza appunto di Lush che quest'anno Lush c'è stato anche alla fiera a Napoli che, quando c'è stata a novembre e appunto comprando alcune cose vi feci fare un campione di questa crema che lei tanto
mi parlava bene e l'ho voluta comunque provare e me la mise in questo vasettino così, però come potete vedere non mi ha scritto né come si chiama né niente, posso soltanto dirvi che era una crema veramente agli agrumi. Vedete, finita. Come potete vedere, non c'è neanche più un colore perché comunque è veramente letteralmente finita. E mi è piaciuta tantissimo. Questa è una crema da, diciamo, non da giorno, però si applicava una volta fatto la maschera, appunto, quella all'argilla che vi ho fatto vedere prima. E devo dire che me l'ha suggerita mettendo la maschera loro, quella all'argilla loro, che ora mi sfugge il nome, e questa va picchiettata così sul viso e devo dire che mi è piaciuta tantissimo. Infatti la prossima volta che riuscirò ad andare la prendo sicuramente. Poi ho finito un profumino, questo qua piccolino, piccino picciò, di Chanel. Eccolo qua, finito, bellissimo. Beh, Chanel. Poi devo buttare letteralmente questo schifosissimo pennello, come potete vedere, tutto storto, tutto che punge in una maniera straordinaria. Che presi, vabbè, che vogliamo, che ci vogliamo aspettare quando un pennello costa poco. Comunque. Già è tanto che è durato finora, perché io questo ce l'ho veramente da un bel po'. Comunque è giunta la sua ora di andare via. Poi ho finito, finito, ultime due cose di make up. Uno è questo correttore della Essence, questo qua, quello 16 ore, questo qua fatto così. Questo era il colore che a me sinceramente, oltre ad illuminare, non copriva niente. Cioè, infatti l'ho usato giusto per finirlo. Infatti sopra poi mettevo uno della Kiko, che sto utilizzando ancora. L'altra cosa di make up che ho, diciamo che non è che l'ho finita del tutto, però ve la faccio vedere ora perché manca poco. È una matita, questa è qua della Rimmel, che io ho già comprato e finita e ricomprata. Questa è la seconda che ricompro, mi trovo benissimo. Eccola qua, questo è quello che ne rimane praticamente. E quindi il tratto, vi faccio vedere, è di un nero intensissimo, mi piace tantissimo. E che dirvi, mi piace veramente tanto. Ha questa spugnetta che vi permette di sfumare bene la matita sia sopra che sotto, e poi porta il temperino. Io mi trovo benissimo, non costa tanto, intorno ai 5 euro dovrebbe costare, però per una matita che vale io gli spendo 5 euro, ecco. Bene ragazze, questo è tutto il mio, tutti i prodottini che ho finito questo mese. Devo dire che sono stata abbastanza brava. E che altro? Vi lascio un grande bacio e al prossimo video se vi va. Un bacio, ciao ragazze!